Per calcolare il volume del solido di rotazione si poteva anche integrare in y anziché in x, esplicitando la funzione h di x rispetto a y. Infatti il volume del solido di rotazione è la somma di tante infinite monete, ciascuna di spessore dy, e raggio pari alla funzione inversa di h di x. Infatti si fa variare y da 0 a 1, per esempio quando y è un mezzo, questa è la moneta di cui calcolare il volume, spessore dy e raggio dato dalla funzione inversa di h di x, che è questo tratto qua, nel caso in cui y è un mezzo e x è 1. Se invece y è compresa tra un mezzo e 1, allora la x è compresa tra 1 e 2 e infatti questo è il tratto di curva. Il raggio variabile con y, per y tra un mezzo e 1, diventa la funzione inversa di questo tratto qui. E poi, sempre da un mezzo a 1, bisogna esplicitare anche quest'ultimo tratto per esprimere il raggio in funzione di y dato dalla funzione inversa di questa funzione h di x. La funzione h di x, pur avendo la stessa espressione, perché è una parabola con concavità in basso, pur avendo la stessa espressione da 1 a 3, però non può essere invertita da 1 a 3 perché altrimenti non è una funzione avendo doppio valore, data una y a due valori di x, quindi bisogna separare questi due tratti per x che va da 1 a 2 e da 2 a 3. Bisogna esplicitare questa funzione distinguendo i due sottocasi. Cominciamo a esplicitare il primo tratto per x da 0 a 1. Siccome questa è una parabola vista in funzione di x, diventa una radice quadrata vista in funzione di y. Infatti quando andiamo a esplicitare x quadrato mezzi, otteniamo x uguale radice di 2y, da prendersi con il segno più, perché la x è positiva e infatti stiamo sopra a questo asse. Siamo per x tra 0 e 1. Il valore di x è anche il raggio della moneta, raggio variabile con y, infatti per y variabile indipendente uguale a 0 il raggio è 0, ma poi aumentando la y aumenta anche il raggio di questa moneta. Questo raggio vale quindi radice di 2y, ne vale quanto la x. Passiamo al secondo tratto, la x tra 1 e 2, la y tra un mezzo e 1. L'espressione di questa parabola è 1 meno x meno 2 al quadrato mezzi, ricaviamo la x, prima ricaviamo x meno 2 e qui abbiamo il doppio segno più o meno questa radice. Dobbiamo scegliere il segno meno perché stiamo nel tratto in cui x è minore di 2. Stiamo infatti tra 1 e 2. Quindi ricavando la x abbiamo 2 meno questa radice quadrata, quindi vediamo che la x in effetti è minore di 2. Questa espressione x in funzione di y è il raggio della moneta, un raggio variabile con y, perché partiamo da y un mezzo, ci spostiamo verso 1 e questo raggio diventa sempre più grande fino ad assumere il valore massimo pari a un raggio di 2, quando y arriva fino a 1. Questa quindi è l'espressione del raggio della moneta. Infine andiamo nell'ultimo tratto, dove la parabola ha la stessa espressione di prima, ma quando andiamo a esplicitare dobbiamo scegliere il segno più, prima avevamo scelto il meno. Questo perché ora x è maggiore di 2, siamo sopra 2. Infatti esplicitando la x viene 2 più la stessa radice di prima, prima era 2 meno. Questa espressione, 2 più questa radice, è il raggio in funzione di y, il raggio della moneta. Ora torniamo alle nostre monete. Il volume di ciascuna moneta è dato dall'area di base, pi greco r alla seconda, per lo spessore di y. Quindi il volume di ciascuna moneta è pi greco r alla seconda, variabile con y, per lo spessore. Dobbiamo fare tre integrali separati per ciascuno dei tre tratti. Nel primo tratto, infatti, il raggio valeva radice di 2y, nel secondo tratto valeva 2 meno questa radice quadrata, nel terzo tratto il raggio valeva 2 più questa radice quadrata. Gli estremi di integrazione sono y da 0 a 1 mezzo, da 1 mezzo a 1 e di nuovo da 1 mezzo a 1. Da 0 a 1 mezzo, primo tratto, da 1 mezzo a 1, secondo tratto. Il terzo tratto non è da 1 a 1 mezzo, altrimenti verrebbe un integrale negativo e non otterrei più un volume. Infatti quando la y va da valori maggiori a valori minori, da 1 a 1 mezzo, i dy sono negativi, perché sono passettini, spessorini, che avvengono nel verso contrario all'asse y. Quindi avrei un contributo di volume negativo, il terzo contributo.
Andiamo quindi a sostituire le espressioni al posto di RY, cioè del raggio delle monete. Sostituiamo quindi radice di 2Y, 2 meno questa radice, 2 più questa radice. Ed eleviamo al quadrato. Pi greco in evidenza, questo primo integrale è immediato, perché è l'integrale di 2Y. Quando invece eleviamo al quadrato questa espressione con il radicale, sia con il meno che con il più, facciamo il quadrato del binomio, otteniamo quadrato del primo e del secondo meno o più il doppio prodotto. Ora questi integrali sono immediati, l'integrale di un numero 4 e l'integrale di questo polinomio. Quello che invece è complicato è l'integrale di questo radicale. In pratica è l'integrale qui indefinito, per la ricerca delle primitive, della radice di 1 meno y quadrato. Non sembra un integrale immediato, ho provato a risolverlo per sostituzione ponendo t uguale 1 meno y quadrato, differenziando dt e ricavando quindi dy in funzione di dt, sostituendo al denominatore y in funzione di t. Infatti ricavando y, ricordiamo che y è maggiore di 0, perché stiamo infatti tra un mezzo e 1, quindi ricavando y viene più, scegliamo il segno più, radice di 1 meno t. Andiamo a sostituire qua e questo è il differenziale dy in funzione di dt. L'integrale indefinito quindi diventa la radice di t per il differenziale di y, cioè questa espressione, ma rimane comunque un radicale da integrare, radicale che non riesco a semplificare più che in questo modo qua. Ho provato quindi a utilizzare quest'altra sostituzione, t uguale radice di 1 meno y quadrato, prima invece avevo provato t uguale 1 meno y quadrato senza la radice. Differenziale di t in funzione del differenziale di y, ricavo il differenziale di y e contemporaneamente ricavo anche y in funzione di t, quindi inverto questa sostituzione. Siccome y è positivo scelgo il segno più, radice di 1 meno t2, che vado a sostituire qui, radice di 1 meno t2, mentre invece al numeratore 1 meno y quadrato sotto radice è t stessa, t. Vado quindi a sostituire la radice di 1 meno y2 con t e al posto del differenziale di y metto questa espressione, ottenendo l'integrale indefinito t di y, dove dy abbiamo detto è questa espressione qua, e alla fine facendo delle semplificazioni riesco a ottenere al numeratore il differenziale di t alla seconda. Faccio un'altra sostituzione, pongo t alla seconda uguale a z e quindi ottengo meno un mezzo dz diviso 1 su z meno 1, ma è lo stesso integrale di prima che avevo trovato con l'altra sostituzione t. E qui mi sono fermato perché non riesco più a proseguire.